schermaglie e polemiche. A Palazzo Carafa va in scena un film già visto. Anche la gestione di beni e spazi pubblici comunali da affidare ad associazioni e cittadini diventa motivo di contesa tra maggioranza e opposizione. Non è una questione di merito, piuttosto di metodo e di tempi. Troppo veloci perché in prossimità del test elettorale per la minoranza che bacchetta Salvemini e compagni. Avete fatto per 7 anni la bandiera della partecipazione e della condivisione. Andiamo a condividere effettivamente questi regolamenti. Deciderà il Lecce chi andrà a governare. È il primo atto, signor Armando, che potrà fare qualora dovesse vincere la vostra coalizione. Il primo atto, visto che rappresenta Lecce, sarà approvare questo regolamento. Ad oggi non vi è ragione. Un provvedimento assolutamente in linea e sinonimo di efficienza invece per l'amministrazione comunale. Il regolamento è stato depositato a dicembre, a gennaio si è finita la commissione, il 14 febbraio è stato pubblicato, sono pervenute le osservazioni, la settimana scorsa c'è stata una seduta della consulta, è stato fatto un lavoro. Lei, a me dispiace, consigliere, che lei dice che oggi ha letto frettolosamente il regolamento, me lo sono segnato. Nonostante tutto questo tempo, nonostante lei riconosca anche l'importanza del regolamento, lo ha letto frettolosamente, forse perché lei considera, diciamo, gli ultimi mesi, parliamo di mesi, non di settimane, gli ultimi mesi di una consigliatura, diciamo, inutili. 4 mesi di lavoro dunque per provare a chiudere l'iter amministrativo fino allo stop odierno in commissione. Ma cosa prevede in buona sostanza il regolamento? Intanto interventi di cura che puntano alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comunali urbani per garantirne e migliorarne la fruibilità e qualità. E poi la gestione condivisa tra cittadini e amministrazione attraverso interventi di rigenerazione quali recupero, trasformazione e innovazione dei beni comuni interessati da processi sociali, economici, tecnologici e ambientali ampi e integrati che incidono sulla qualità della vita nelle città e sono basati sul metodo della coprogettazione. Grande rilevanza inoltre per la gestione di mobili, aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico. Un progetto che punta con decisione alla partecipazione per rendere protagonisti i cittadini e che è già stato sperimentato negli anni passati con buoni risultati in alcune aree cittadine come Piazza Rina Durante. La questione è rimandata la settimana prossima quando la Commissione tenterà di approvare il regolamento prima del passaggio in Consiglio Comunale.